Siamo alla provincia di Salerno con Martina Gaudioso che ha appena finito di danzare. Siamo all'ultimo incontro di Incontro con le Autrici, un format ideato da Anna De Rosa. E stasera abbiamo parlato di sensualità con un'autrice che scrive libri appunto genere erotico. E Martina ci ha deliziato con un tango sensuale. Ti chiedo, com'è nata la passione per la danza? Allora, la passione per la danza è nata, diciamo, un po', è stata un po' indotta, ecco, diciamo, perché grazie a mia madre, che in un momento in cui non sapevo bene che fare della mia vita, mi ha detto, ormai 8-9 anni fa, mi ha detto di provare a vedere qualche video di danza, che sia classica, moderna, contemporanea, su YouTube. E da lì mi sono innamorata e ho provato, sono andata a fare una prova in una scuola di Salerno, sì. E da quel giorno non mi è più tolto piede dalla scuola di danza. Cosa hai scoperto nella danza che ti ha preso? La musica, il corpo, cosa più ti ha colpita? È stato, diciamo, mi ha affascinato prima di tutto come corpo potesse comunicare anche solo tramite uno sguardo, un gesto, un movimento semplice, anche da solo un giro, potesse comunicare così tanto, che possano essere sentimenti reali, sentimenti astratti o addirittura messaggi, che è un po' quello che faccio io oggi, lancio dei messaggi diciamo per sensibilizzare le generazioni, per sensibilizzare un po', diciamo, tutti, ecco, il mondo intero. L'espressività, infatti l'ho notata, non è solo, non passa attraverso solo ed esclusivamente il corpo, ma anche il viso. Sì, il viso. Solitamente dei ballerini si guarda il corpo, invece tu, visto che stasera hai proprio interpretato, è un po' anche essere proprio attrici con tutto se stesso. Come ti vedi nel futuro? Io lo chiedo sempre. Bravissima, quando intervisto dei giovanissimi. Diciamo che a parte che la passione per il teatro, anche per la recitazione, l'ho sempre avuta. E poi dico sempre che in realtà nel ballerino il viso è una parte fondamentale, è importantissima, perché appunto dallo sguardo, anche dall'ultima fila, se hai uno sguardo perso si nota, perdi tutto. E quindi nel futuro mi vedo proprio questo, tramite la danza e tramite l'interpretazione di una coreografia, a comunicare messaggi, a essere, diciamo, portavoce di ricordi, di emozioni, di questo vorrei diventare una coreografa, ecco, diciamo. Infatti il ballo sì. È stato era coreografato da te. Mia. Cosa ti senti di voler lanciare come messaggio prevalentemente nelle tue performance? Io c'è qualcosa a cui tieni in modo particolare? No, diciamo che la mia fonte di ispirazione principale è la vita. Ah. Quindi la vita stessa. Comunque viviamo una vita dove molti pregiudizi, molte cose devono essere ancora combattute, devono essere ancora superate. Quindi prendendo spunto da una vita o anche da un mio stato d'animo, uno stato d'animo magari in un periodo brutto della mia vita, riesco a creare coreografie. Quindi non è proprio, cioè non c'è qualcosa a cui sono particolarmente appassionata, ma è qualunque la vita stessa. Cosa. Quanto tempo ti alleni ogni giorno? Perché il lavoro di una ballerina, noi vediamo la performance che dura pochi minuti, ma per riuscire ad avere questa elasticità, questa capacità, insomma, voglio dire, c'è proprio un allenamento. Ho passato comunque una vita piena di sacrifici e continuo ancora perché non sono ancora una ballerina professionista, non ancora arrivata. E sì, diciamo che avendo scelto anche il liceo coreutico, mi sono ritrovata a dover passare 4-5 ore al giorno in sala danza, poi magari quando si crea una coreografia si passano anche 6-7 ore a provare, riprovare, anche solo per la posizione di una mano, uno sguardo, un dito, ecco, diciamo. Quindi sì, è una vita piena di sacrifici che mi sento di dire che purtroppo in Italia ancora oggi il ballerino non è ancora visto per quello che è realmente. Se vedo una persona a dire che vorresti fare il ballerino, magari ti viene a dire sì, ma in realtà è di mestiere, cosa vuoi fare realmente? Quindi purtroppo su questo siamo ancora molto indietro e io mi batto anche per questo, mi batto anche per far vedere che il ballerino è un lavoro importante tanto quanto gli altri. Assolutamente. Cosa pensi dei talent? Sono partecipata a uno, si chiamava The Coach, ah. E ho partecipato a un talent portando una coreografia, è stata la mia prima coreografia sulla Shoah, sulle note di Schindler's List, perché fui molto colpita dal film appunto, questo libro, la vita lo vedevo a scuola, alle medie.
e mi ispirai a quella per creare questa coreografia. Mi iscrissi al talent, quindi non sono assolutamente contro i talent. Però c'è da dire che la danza teatro e la danza in TV sono due cose completamente diverse. Sono due mondi completamente diversi. Magari il ballerino del teatro non potrà mai fare danza in TV, o magari il ballerino della TV non potrà mai fare danza in teatro. Spiegamelo, io non ho mai fatto questa differenza, però è importante, è giusta. Sì, diciamo che quando una persona per esempio pensa al teatro, immediatamente gli viene in mente un balletto classico, un balletto di danza contemporanea, che riagganciato per il discorso di prima, sono stili che in TV, soprattutto la danza classica, quella contemporanea sta già diciamo andando un po' di più. Non vengono portati, perché magari vengono definiti antiquati, un ballerino classico magari definito antiquato, un po' quella lotta che sta portando avanti anche Roberto Bolle, portando la danza classica ovunque. E quindi sì, attualmente purtroppo il ballerino della TV, che può essere per esempio il ballerino di, non lo so, che partecipa ai talent show, oppure il ballerino nei programmi tipo L'Eredità e queste cose qui, è una danza completamente diversa. Qual è il genere che preferisci? O ti piace contaminare? Perché stasera io non sono un'esperta, però sì, ho preso la musica di un tango, ho preso dei passi del tango, ma non avendo mai studiato il tango, non ho potuto portare il tango. Però non ho uno stile preferito. Io pratico danza classica, contemporanea, moderna, video dance sui tacchi. Quindi ho visto e ti ho apprezzato molto, perché è difficile, voi non vedete, ma dei tacchi altissimi. Quindi sì, io mi diletto in tutto, e credo che però la danza con cui potrò andare avanti, sempre per una questione di esigenze appunto, perché nella danza classica i ballerini, i teatri d'Italia sono due, quindi è difficilissimo entrare, quindi credo che porterò avanti nella vita un modern contemporaneo. Però la danza classica è stato il mio primo amore e lo rimarrà sempre. È la base, penso, aiuta a fare meglio tante cose. Martina, tanti auguri e grazie.